Non la togliete, un attimo solo. Allora, la volta scorsa abbiamo parlato del modello SLM e abbiamo discusso anche quali sono gli effetti di variazioni nel livello dei prezzi nel modello ISLM. E abbiamo detto che in questo modello un aumento dei prezzi non ha effetti, a parte l'effetto ricchezza, non ha effetti diretti sul mercato dei beni, perché come vedremo tra poco i prezzi cambiano di solito quando cambiano anche i salari, a parità di potere d'acquisto del salario, mentre abbiamo invece un aumento della domanda di moneta che nell'approccio dal libro di testo spinge verso l'alto il tasso di interesse, per questa via riduce gli investimenti e tramite il moltiplicatore questo riduce il reddito di equilibrio. Abbiamo detto in pratica c'è uno spostamento della LM verso l'alto in termini geometrici, questo è il meccanismo per cui un prezzo più alto riduce il reddito di equilibrio. Quindi gli economisti hanno suggerito di riportare le combinazioni tra il livello dei prezzi e il reddito di equilibrio su un nuovo grafico, dove nell'asse verticale abbiamo ora il livello dei prezzi, e di individuare una curva che dia tutte le combinazioni tra livello dei prezzi e reddito di equilibrio su tutti i mercati, perché abbiamo visto che il mercato dei beni, il mercato della moneta, il mercato dei titoli saranno in equilibrio quando appunto il livello dei prezzi varia in questo modo tramite le variazioni del tasso di interesse. E dalle iniziali inglesi aggregate demand, cioè domanda aggregata, questa curva si chiama anche curva AD ed è la curva con cui molti libri di testo di macroeconomia moderna americani iniziano a parlare di macroeconomia. Quindi c'è una relazione inversa tra il livello dei prezzi e il reddito di equilibrio, che è completamente diversa dalla relazione inversa di una curva di domanda microeconomica. La curva di domanda microeconomica ci diceva che se il prezzo delle mele aumenta, il consumatore sostituisce le mele con un'altra cosa, riduce la domanda di mele e direttamente questo genera un calo della quantità domandata di mele. Qua parliamo di tutt'altro, qua parliamo della domanda aggregata di beni nel sistema economico e diciamo che se c'è un aumento nel livello dei prezzi, questo implica un aumento del tasso di interesse, un aumento del tasso di interesse riduce gli investimenti e la riduzione degli investimenti genera un calo nella produzione e nel reddito di equilibrio. Possiamo in termini geometrici ragionare su come cambia nel grafico la domanda aggregata e quando cambia questa domanda aggregata. Quindi questa domanda aggregata si sposterà per tutti i motivi per cui si sposta la IS e in particolare quindi quando cambia una componente della domanda autonoma o quando cambia la relazione che ho indicato con B tra investimenti e tasso di interesse o quando cambia uno dei parametri che influenza il moltiplicatore che ho indicato con mu. Quindi
uno degli esercizi che possiamo fare è che succede alla domanda aggregata se ad esempio il governo aumenta la spesa pubblica. Ora, noi sappiamo che la spesa pubblica è una parte della domanda autonoma, che questo a parità di tasso di interesse fa aumentare il livello del reddito, però il modello SLM genera anche un aumento del tasso di interesse, ma alla fine della storia, a parità di livello dei prezzi, un aumento della spesa pubblica genera un aumento della domanda, quindi c'è uno spostamento orizzontale della domanda aggregata verso destra, orizzontale perché appunto a parità di livello dei prezzi dobbiamo avere un reddito più alto di prima. Okay. E poi abbiamo i motivi per cui la domanda aggregata si può spostare quando cambia una delle determinanti della LM, e fondamentalmente nel modello del libro di testo quando cambia la quantità di moneta in circolazione. Se cambia il livello dei prezzi ci spostiamo lungo la curva AD, perché appunto il modo in cui abbiamo costruito questa curva, ma se la banca centrale aumenta la quantità di moneta in circolazione, come sappiamo questo riduce il tasso di interesse, questo stimola gli investimenti, quindi a parità di livello dei prezzi la domanda complessiva, il reddito di equilibrio complessivo sarà maggiore rispetto a prima. Nel nostro grafico la curva D si sposta di nuovo verso destra per aumenti nella quantità di moneta, e a sinistra, cioè genera una riduzione del reddito di equilibrio per riduzioni nella quantità di moneta in circolazione. In generale le politiche espansive, cioè la politica fiscale o una politica monetaria di tipo espansivo, spostano la curva AD a destra, cioè fanno aumentare il livello del reddito di equilibrio a parità di livello dei prezzi, e politiche recessive, sia fiscali che monetari, spostano la curva verso sinistra. Dobbiamo ora capire come si costruisce una curva aggregata dell'offerta. E questa curva ci dice che ci sono infinite combinazioni tra il livello generale dei prezzi e il reddito di equilibrio, dati gli equilibri sui mercati dei titoli, della moneta e dei beni. Quindi dobbiamo costruire ora una relazione tra quantità prodotte e reddito di equilibrio e livello dei prezzi dal lato dell'offerta. Questa relazione è una relazione anche qui complessa, che non ha quasi niente a che fare con la curva di offerta microeconomica, e basata su un ragionamento che possiamo spezzare in diverse parti. Partiamo, se volete, dalla fine, e cioè da cosa dipende il livello dei prezzi nel sistema economico nel suo complesso. Ora, noi sappiamo che in microeconomia il livello dei prezzi è dato, diciamo, gli ordini di prezzi su un singolo mercato è dato dall'equilibrio tra domanda e offerta, ma in termini generali era dato dalla teoria quantitativa della moneta, che abbiamo visto è stata abbandonata da Keynes. Ora, un modo empirico con cui si è partiti sulla determinazione dei prezzi nella teoria keynesiana successiva è stato basato anche su una indagine presso le imprese, a cui i ricercatori hanno chiesto: ma voi come fate a fissare il livello del prezzo? E la risposta più o meno è stata questa: si calcola potremmo chiamare un costo variabile normale medio di produzione, quindi
costo variabile medio normale sarà dato dai costi variabili diviso le quantità prodotte, quando queste quantità prodotte sono più o meno della norma. Siccome stiamo facendo sempre gli esempi con la gelateria, possiamo ipotizzare che appunto il proprietario della gelateria sappia che normalmente, quando la domanda non è né troppo alta né troppo bassa, vende, che ne so, 10.000 gelati al mese. Il costo variabile per produrre questi gelati è dato dai 1.000 euro di stipendio del gelataio, più 100 euro di acquisto della panna, più altri 100 euro di acquisto di fragole e cioccolata. Quindi si calcola tutti questi costi variabili per una vendita normale, che sono un valore espresso appunto in euro, li divide per la quantità di gelati normalmente prodotte in un mese, ad esempio 10.000 gelati. Supponiamo che questi costi variabili in un mese siano normalmente 2.000 euro. Normalmente produco, scusate l'allergia, normalmente pago 2.000 euro di costi variabili, produco 10.000 gelati, quindi normalmente produrre un cono gelato mi costa 20 centesimi, 2.000 diviso 10.000. A questo costo variabile medio normale aggiungo una percentuale, chiamiamo anche questa mu. Questa percentuale mi serve a coprire i costi fissi, quindi a pagare l'affitto della gelateria. Quindi se l'affitto della gelateria è 1.000 euro al mese e io produco normalmente 10.000 gelati al mese, e allora questo ricadrà per 10 centesimi su ogni gelato. Quindi devo, quel mu ci sarà 10% che mi copre il mio costo fisso, e in più ci aggiungo un ulteriore percentuale che è tanto più alta quanto maggiore è la mia capacità di fissare il prezzo, quindi quanto più sono monopolista e quanto meno concorrenziale è il mercato su cui opero. Quindi se il mercato è teoricamente perfettamente concorrenziale non posso aggiungerci niente, ma se il mercato non è perfettamente concorrenziale, come già sappiamo, ci posso aggiungere un qualcosa, per cui il prezzo di vendita supera il costo variabile medio più il costo fisso medio. Ok, quindi questo margine mu, che si chiama anche markup, dipende dal grado di concorrenza dei mercati e il prezzo viene fissato in base a questa semplice regola. Ora notate che c'è una variazione rispetto ad un'altra teoria di cui abbiamo parlato, e cioè, se vi ricordate, in microeconomia avevamo trovato che il prodotto marginale del lavoro moltiplicato il prezzo di vendita del prodotto misura il ricavo marginale che l'impresa ottiene da un lavoratore in più. Quando questo è uguale al costo marginale di un lavoratore in più dato dal suo salario, l'impresa sta seguendo un criterio di massimo profitto nel decidere quanti lavoratori assumere. Vi avevo spiegato che questa teoria è uno dei modi in cui possiamo ricavare la curva di domanda di lavoro delle imprese.
Ora Keynes, che adoperava il suo concetto di prodotto marginale del lavoro, disse sì, c'è questa teoria che è valida, però le imprese non la usano solo o non la usano per determinare la domanda di lavoro. La domanda di lavoro delle imprese dipende da quanto devono produrre e quindi questa produttività marginale dipende fondamentalmente da, cioè, la quantità di lavoro usato dipende fondamentalmente dalle vendite. Invece le imprese rigirano questa espressione per calcolare i prezzi e quindi, dato il salario che Keynes suggeriva derivasse da delle convenzioni sociali che si stabilivano in un certo momento in una società, data la produttività marginale del lavoro, le imprese decidevano il prezzo. E quindi, come vi avevo già anticipato, questa reinterpretazione fa sì che se il salario aumenta, data la produttività marginale, le imprese reagiscono con un aumento del prezzo. Però gli economisti dopo Keynes hanno, proprio gli economisti keynesiani, hanno abbandonato questo concetto di produttività marginale, anche perché è un concetto poco pratico, cioè nella pratica l'imprenditore non ha proprio interesse a sapere qual è il prodotto marginale di un lavoratore, anche perché è molto difficile calcolarlo, mentre è molto semplice calcolare il costo variabile normale, nel modo che vi ho detto prima: quanto ho pagato il mese scorso di stipendi, 2.000 euro, quanto mi hanno prodotto i miei lavoratori, 10.000 pezzi, quindi il rapporto 2.000 su 10.000 mi dà 20 centesimi per ogni bene prodotto. Quindi si passa, come anche in altri contesti, da un'idea di mercati concorrenziali, quella che è dietro a questa relazione, a un'idea di mercati non concorrenziali, in cui invece della produttività marginale abbiamo una produttività normale del lavoro, a cui aggiungiamo un margine di profitto che copre anche i costi fissi, che dipende appunto dal grado di concorrenza. Che differenza c'è tra questa espressione e quella della pagina precedente? Non c'è nessuna differenza se notiamo che quando il costo variabile è dato solo dal costo del lavoro, possiamo scriverlo come un W maiuscolo che si chiama anche monte salari e che rappresenta la spesa totale in stipendi complessivi. Se dividiamo questa spesa totale per il numero dei pezzi prodotti, abbiamo scritto in formule la stessa cosa che abbiamo scritto per l'esempio della gelateria. Quindi Q è la quantità totale prodotta. Ora, questo monte salari lo posso anche scrivere come il salario di un lavoratore per il numero dei lavoratori e la quantità prodotta la posso anche scrivere come produttività normale di un lavoratore per il numero dei lavoratori. Ok? Quindi se sostituisco questa equazione, vedete che ci troviamo, perché posso eliminare il numero dei lavoratori sia al numeratore che al denominatore e mi trovo che il livello dei prezzi è dato dal costo di un lavoratore, W piccolo, diviso la produttività normale di un lavoratore, a cui aggiungo un margine, un markup.
Ok? E questo ci consente di notare anche un'altra cosa molto importante. Cioè, torniamo all'equazione come l'avevamo scritta prima, e cioè monte salari diviso quantità prodotta a cui aggiungiamo un markup. Moltiplichiamo tutto per Q, per cui ora Q me lo trovo a sinistra moltiplicato per il livello dei prezzi, e la quantità prodotta per il livello dei prezzi misura il valore della produzione, che come sapete è anche in un'economia semplificata, senza governo, senza settore estero, il valore della produzione è anche il valore dei redditi generati dalla produzione nell'economia. Quindi possiamo metterci una Y che indica il livello dei redditi. Ora, noi sappiamo che nell'economia super semplificata i redditi generati dalla produzione o vanno ai salari o vanno ai profitti. Quindi chiamiamo con pi greco grande i profitti totali. E confrontiamo queste due espressioni tra di loro. Quindi se io qui faccio il prodotto, W per 1 fa W e qua avrò mu per W. Quindi se confrontiamo queste due espressioni che misurano tutte e due il valore del reddito prodotto in un anno, in un mese nell'economia, vediamo che i profitti pi greco devono essere per forza uguali a mu per i salari. Ok? Quindi questo è un risultato importante perché mi dice che nel fissare questo markup le imprese stanno anche fissando la distribuzione del reddito tra salari e profitti. Quindi se le imprese sono in grado di aumentare questo markup, sono in grado di aumentare la fetta di reddito che va a loro a scapito della fetta che va ai salari. Okay. Quindi vedete anche che questa regoletta di fissazione del prezzo è compatibile con una teoria dei prezzi o una teoria dell'inflazione basata su un conflitto sulla distribuzione tra salari e profitti. Come possiamo passare da questa formuletta a una formuletta sulla variazione nei prezzi? E la risposta è sì. Ora, senza darvi o chiedervi i dettagli matematici, però vi dico, prendetela come una verità assoluta, che se io ho un prodotto o una frazione, un'espressione come questa, e voglio calcolare il rapporto tra le variazioni percentuali del mio prodotto, il rapporto tra le variazioni percentuali del prodotto è dato dalla somma delle variazioni percentuali. Mentre la variazione percentuale di due cose che sono in una frazione è dato dalla differenza tra la variazione percentuale del numeratore meno la variazione percentuale del denominatore.
Quindi questa cosa sembrerà un po' misteriosa, ma diciamo che se io voglio calcolare l'inflazione, cioè la variazione percentuale del livello dei prezzi, che si scrive anche in questo modo, cioè come delta P, dove delta indica la variazione assoluta, la variazione percentuale data dalla variazione assoluta diviso il valore iniziale. Questa è data da questa espressione dalla somma della variazione percentuale nei salari più la variazione percentuale del margine, del markup, meno la variazione percentuale nella produttività. Ok? Quindi in pratica la regoletta è quello che c'è al numeratore quando passo alle variazioni percentuali avrà un segno più, quello che ho al denominatore avrà un segno meno. Per chi conosce un po' di algebra, la dimostrazione la si fa prendendo i logaritmi della prima espressione e usando il risultato per cui la differenza nel tempo di un logaritmo approssima la variazione percentuale. Però, come vi ho detto, non sono informazioni che vi chiedo all'esame. Quindi che cosa ci dice questa regola? Che se le imprese fissano i prezzi nel modo che abbiamo spiegato, cambieranno i prezzi in base ai cambiamenti percentuali degli stipendi, ai cambiamenti percentuali della produttività o ai cambiamenti percentuali in questo margine di profitto. E di fatto questa è proprio la formula che si usa, anche se semplificata, quando si va a fare la contrattazione per i contratti nazionali di rinnovo, per esempio dei metalmeccanici, dei dipendenti pubblici, che studierete dal punto di vista giuridico in diritto del lavoro. Quindi in Italia ci sono diversi livelli di contrattazione degli stipendi. C'è un livello nazionale che fissa i criteri minimi di solito, cioè lo stipendio minimo di un operaio metalmeccanico. E questo stipendio appunto è fissato da una contrattazione tra i sindacati che dovrebbero rappresentare gli interessi del lavoratore, i rappresentanti delle imprese, della Confindustria o chi per loro, che tutelano gli interessi delle imprese, dove è evidente, come anche nelle nostre formulette, che se va di più al salario a parità di torta da distribuire, andrà di meno ai profitti. Quindi il primo problema da risolvere nella contrattazione collettiva è quanto è grande questa torta da distribuire, e in termini delle nostre formulette quanto è grande la torta dipende da quanto aumenta la produttività. Se la produttività non aumenta, questo vuol dire che quello che abbiamo prodotto oggi verrà prodotto anche domani, la torta non si ingrandisce ed è quella la torta da distribuire. Okay? Ma se ipotizziamo che nel periodo contrattuale, di solito i prossimi 3-4 anni, ci sia un po' di progresso tecnico, un po' di aumento di produttività, e allora non è che dobbiamo dividerci sempre la stessa torta, dobbiamo dividerci una torta che aumenta un po' di dimensione con il passare del tempo e con il progresso tecnico. Quindi in pratica facciamo un'ipotesi per cui questa torta aumenti del 2% all'anno. Okay. Allora, una proposta che i sindacati potrebbero fare è: bene, noi non vogliamo l'inflazione,
Quindi diciamo che vogliamo trovare una relazione in cui i prezzi non aumentino, non c'è inflazione. Qua abbiamo un segno meno, quindi questo come si può rendere coerente? Beh, due modi più semplici sono: primo è quello che piace ai sindacati, dateci un aumento del 2% dei salari, lasciamo invariata la distribuzione della torta, cioè la dimensione relativa della fetta è sempre la stessa, anche se le fette aumentano del 2% l'anno, e vedete che così non avremo inflazione. Ok? Quindi questo è tipicamente la richiesta che fanno i sindacati quando vanno alla contrattazione collettiva. Cioè, ci sarà un aumento di produttività nel futuro, quindi non è una cosa che sappiamo con certezza, ma che possiamo stimare, e dateci l'aumento di produttività, perché questo, diciamo, non fa variare la distribuzione, quindi non dobbiamo entrare in conflitto, e è coerente con la stabilità dei prezzi. Tipicamente qual è la posizione della Confindustria, diciamo, dei rappresentanti delle imprese? Ma il modo più semplice per i rappresentanti delle imprese di controbattere è quello di dire: no, secondo noi la produttività aumenterà solo dell'1%. Quindi noi siamo disposti a darvi un aumento degli salari dell'1%, perché questo rende compatibile la relazione produttività, salari, distribuzione con l'assenza di inflazione. Ora, quindi questi due numeri sono uno la stima del sindacato, uno la stima della Confindustria, e poi chi guadagna o chi perde dipende da cosa succede veramente. Quindi ipotizziamo che la Confindustria prevalga e si fissi nel contratto un aumento degli stipendi dell'1%, ok? Ma invece la produttività aumenti del 2% all'anno, come prevedeva il sindacato. Quindi in questo caso che risultato abbiamo? Beh, se nella realtà questo aumenta del 2% e nei contratti abbiamo stabilito un aumento solo dell'1%, questo vuol dire che la quota che va ai profitti aumenta, quindi che le imprese riescono in questo modo ad accrescere la quota di reddito che va ai profitti a danno della quota che va ai salari. Quindi nella contrattazione collettiva questo è quello, è uno dei primi meccanismi in cui si può cambiare o cercare di cambiare la quota della distribuzione che va ai salari o ai profitti. Tutto questo è stato fatto con inflazione zero. Quando è che aumenta l'inflazione? Sempre con questa semplice regoletta. Ma lasciamo per ora perdere la variazione nella distribuzione. Ipotizziamo per ora che le imprese riescano a non cambiarla. Quindi facciamo il caso opposto, e cioè i salari sono stati contrattati in modo che aumentino del 2% all'anno, ma la produttività aumenta solo dell'1% all'anno. Questo è il caso opposto di contrattazione. Quando si è stato fatto il contratto si sperava che la produttività aumentasse del 2%, quindi i lavoratori hanno ottenuto un aumento di salario del 2%, ma
ma nella realtà la produttività aumenta di meno. Quindi che fanno le imprese? Le imprese in questo caso, se possono aumentare i prezzi, li aumentano dell'1% e in questo modo mantengono invariata la distribuzione tra profitti e salari. Quindi l'inflazione si genera da un aumento dei salari che supera l'aumento di produttività. Okay. Quindi questo dipende crucialmente dalla capacità delle imprese di tenere fermo il loro margine, il loro markup. Quindi da cosa dipende questo markup? Che abbiamo chiamato, abbiamo detto, dipende dal grado di concorrenza o al contrario dal grado di monopolio. E appunto dipende dalla concorrenzialità complessiva dei mercati. Quindi, ad esempio, più, siccome stiamo ragionando a livello dell'intero paese, più il paese è aperto alla concorrenza internazionale, più bassa è la capacità di fissare i prezzi. Cioè, se io nel fissare il prezzo delle camicie che vendo devo tener conto del fatto che nel mio quartiere c'è un negozio di cinesi, un negozio di altre imprese, eccetera, eccetera, se anche devo pagare un po' di più gli stipendi, devo fare attenzione a cosa succede nei miei concorrenti. Ora, di solito l'aumento dei salari a livello del paese si ha per tutte le imprese. Quindi se si fa un nuovo contratto dei metalmeccanici, tutte le imprese metalmeccaniche hanno lo stesso aumento dei salari. Quindi non mi devo preoccupare io, imprenditore, di perdere clienti rispetto ai concorrenti, perché anche i miei concorrenti avranno un aumento dei costi. Però se tra i miei concorrenti ci sono le imprese cinesi, giapponesi, francesi, tedesche, che vendono le loro camicie nella mia città e che non hanno avuto questo aumento negli stipendi, questo diminuisce la mia capacità di traslare sul prezzo un aumento dei costi. Quindi più è aperta al commercio internazionale una economia, maggiori sono i vincoli per le imprese e il loro insieme nel aumentare i prezzi. Ok. Questo vi fa anche capire che a livello complessivo possiamo distinguere le imprese in due categorie. E cioè le imprese che producono beni commerciabili, che è una brutta traduzione in italiano del termine tradable in inglese, che sono tutte quelle imprese soggette a concorrenza estera, dalle imprese che producono invece beni non commerciabili. Scriviamolo così ce lo ricordiamo. Le imprese che producono beni non commerciabili sono di solito le imprese di servizi. L'esempio più classico è il barbiere.
cioè il barbiere del quartiere non teme la concorrenza dei barbieri cinesi, perché costa troppo andare in Cina a tagliarsi i capelli e quindi non c'è concorrenzialità sul mercato. Già per i parrucchieri di alta moda questo non è più vero, perché ci sono i miliardari che vanno a tagliarsi i capelli a Londra, magari da un parrucchiere napoletano, e quindi quel segmento del mercato è diventato commerciabile. Però la maggior parte dei parrucchieri non temono la concorrenza internazionale. Un tempo tutti i servizi erano non commerciabili, oggi, grazie soprattutto a internet, la sfera dei servizi commerciabili sta aumentando. Ad esempio, il mestiere di avvocato era un mestiere tipicamente non soggetto a concorrenza internazionale, ma oggi sempre più spesso gli avvocati si uniscono in degli studi anche molto grandi, quando sono abbastanza grandi iniziano a operare su scala internazionale, e quindi l'avvocato può magari dover tener conto della concorrenza dello studio americano che ha aperto una sede anche in Italia. Comunque la differenza fondamentale è quindi che se io vendo un bene non soggetto a concorrenza internazionale, ho una maggiore capacità di traslare sul prezzo un aumento dei miei costi. Quindi se io faccio il barbiere, nel senso che sono proprietario di un negozio che taglia i capelli e ho assunto dei barbieri, se c'è un rinnovo del contratto di categoria e devo pagare il barbiere invece di 1200 euro al mese, 1400 euro al mese, aumenterò il prezzo di un taglio di capelli e in quel modo mantengo invariata la fetta dei ricavi che vanno a me rispetto alla fetta dei ricavi che do ai barbieri che lavorano per me. Ok? Mentre se vendo magliette al mercatino e i miei concorrenti vendono le magliette che arrivano dalla Cina, se aumenta il costo di produzione delle mie magliette, io non riesco a aumentare il prezzo, perché se lo faccio tutti comprano le magliette dal cinese e io non vendo più niente. Quindi in quel caso, se io sono vincolato nella mia capacità di aumentare i prezzi, ogni aumento dei costi si traduce in una perdita di profitti. Quindi nei mercati non concorrenziali, se non posso aumentare il prezzo o per la parte che non riesco a traslare sul prezzo, un aumento dei costi implica una riduzione dei margini di profitto. Ok? Facciamo una pausa e poi faremo un riepilogo.